Ma non è l'idealismo a negare la realtà delle cose, soprattutto della coscienza, dei contenuti percepiti, ma è il materialismo a negare non solo questi, ma tutte le cose. Negarle nel senso che fa coincidere l'essere di ogni cosa, e quindi l'ente, con il niente, con il nulla. E perché? Perché per arrivare a questa coincidenza assurda è sufficiente ipotizzare una trasformazione degli enti in altri. Quindi, nel momento in cui si pensa che la legna bruci e si trasformi in cenere, ecco che già si è posta l'assurdità di far coincidere l'essere come configurazione della legna con l'essere configurazione della cenere. Inoltre, il materialismo non si preoccupa minimamente di giustificare l'eternità degli enti, né tantomeno degli enti della coscienza, della mente, quindi le percezioni, le sensazioni, le idee, i pensieri. Per il materialismo sono prodotti di interazioni temporali che avvengono nel cervello, di natura bioelettrica e biochimica, che esistono fin tanto che esiste questa attività. Per cui prima della nascita dell'individuo che le ospita e dopo la sua morte, queste componenti non esistono, non esistono né prima né dopo. Quindi c'è di nuovo il passaggio, anche qui innegabile, dal non essere all'essere, quindi dal niente all'ente. Quindi il materialismo commette un sacco di fallacie, praticamente dal punto di vista della prospettiva fenomenologica non riconosce innanzitutto il fatto che anche le percezioni e i pensieri siano enti, siano qualcosa che si distingue in maniera incontrovertibile dal niente, dal nulla. E quindi non riconoscendo questo la fa facile. Perché non si pone poi il problema di giustificare da dove, cioè il destino e la genesi di questi enti. Ovviamente, se non si preoccupa degli enti che ritiene reali, quelli empirici, figuriamoci che gliene può fregare degli enti ritenuti arbitrariamente come soggettivi, come non reali, come non reali. C'è to totale arbitrarietà. Non c'è proprio presa di consapevolezza da parte del materialismo, dei materialisti, di quante assunzioni arbitrarie vengano poste. Quindi si procede non in base a delle premesse certe, incontrovertibili, che mi rendo conto è difficilissimo trovare e sono comunque limitate. Ma neanche quello, si parte solo da ipotesi che nel migliore dei casi sono infondate, quindi potrebbero pure essere vere, ma intanto non c'è certezza che lo siano. In realtà sono pure sbagliate poi, ma in un primo momento si può dire quantomeno che sono infondate. E poi si costruiscono su queste ipotesi delle interpretazioni che non tengono conto della necessità di un rigore logico assoluto. Per cui non si rileva neanche l'errore, no? Che esiste proprio in tutto il pensiero, diciamo, in tutto il panorama filosofico, anche scientifico occidentale. Perché poi ovviamente anche la scienza, anche la tecnica, anche la cultura è influenzata da quel pensiero nichilistico, no? Come spiega benissimo Severino. Allora, volevo chiarire appunto che a negare la realtà non solo degli enti, no, della mente umana, quindi anche il dolore, il piacere, le sensazioni, non è l'idealismo, ma è il materialismo, che le nega nel senso che le svaluta. Ovviamente, quando si presentano, il materialismo non può negare che si presentino questi elementi, questi enti. Però li svaluta nel senso che li fa coincidere con il niente, se non direttamente, in maniera indiretta. E invece l'idealismo rinnovato, diciamo, e aggiustato da Severino, che porta invece a riconoscere la loro concretezza, il loro non poter essere nulla. Quindi
è importante precisare anche questo. In questo video mi fermo qui e vi invito a guardare gli altri dove sono stato ovviamente molto più esaustivo e dove ho spiegato molte altre cose. Per cui vi prego di non commentare sotto questo video ponendo eventuali critiche, perché qui non ho spiegato quasi nulla. Mi sono solo limitato a fare questa ulteriore precisazione, che è conseguenza di tutto il discorso presentato nei precedenti video.